cambia la giunta, ma rimangono i problemi. Questo, in sostanza, il contenuto di uno striscione di protesta apparso allo stadio di Arezzo. La questione è quella ormai annosa dello spazio per l'Arezzo dove far allenare la squadra. I campini adiacenti allo stadio sono di proprietà della famiglia Funghini, con la quale però la società Amaranto non è riuscita a trovare un accordo, tanto che si teme, anche per la prossima stagione, una trasferta forzata magari in quel di Castiglion Fiorentino. L'assessore allo sport del comune di Arezzo, Lucia Tanti, risponde prontamente allo striscione, ma soprattutto al problema campini. Insomma, questi campini sono la spina del fianco di ogni assessore allo sport, ma la soluzione c'è, non c'è, cosa si può fare? Questi campini sono la spina del fianco della città perché continua a ribadire una verità, e cioè che sono dei signori Funghini che hanno il diritto di fare ciò che vogliono nei loro campini e il dovere di tagliare l'erba e anche di tenerli in maniera decorosa, e ogni volta che quei campini sono tenuti male è una sfida alla città, obiettivamente non fa onore a nessuno. Detto questo, lo striscione l'ho visto, è legittimo, io do sempre ragione a chi protesta quando ha ragione, poi però bisognerebbe individuare le responsabilità. La responsabilità in questo momento è purtroppo di nessuno, perché insieme all'Arezzo Calcio stiamo lavorando per trovare una soluzione che spetta certamente all'Arezzo da trovare, però l'Arezzo è un patrimonio della città e quindi stiamo facendo un po' di più di quello che ci spetta, perché in realtà i campini di allenamento, anche grazie agli investimenti che Ferretti ha fatto quest'anno per la squadra, che dimostrano un impegno forte della società per portare l'Arezzo più in alto possibile, sono e ci interrogano e ci stimolano a fare di più. Noi eravamo responsabili della parte che riguarda lo stadio e mi pare che abbiamo raggiunto un risultato che è stato definito storico, e lo è. Quindi non è che se cambia la giunta non cambiano le cose, con la giunta Ghinelli le cose sono cambiate e migliorate. Oggi la società dell'Arezzo Calcio è proprietaria in termini di affidamento per molti anni e può utilizzare e potenziare lo stadio come ritiene. Il discorso dei campini è un discorso più complesso, ma non ci tiriamo indietro, non perché abbiamo il dovere di farlo, ma perché abbiamo la responsabilità di essere parte in causa nelle soluzioni.